Benvenuti sullo strano canale. Oggi vi parlo di una famiglia che un giorno, per un motivo terrificante, è finita su tutti i giornali. Christian Michael Longo, 27 anni. A prima vista un uomo normale che, a detta di tutti, ha a cuore la propria famiglia. Una moglie, Mary Jane, di 34 anni, e tre figli, Zachary, 4 anni, Sadie, 3 anni, e Madison, l'ultima arrivata, di soli 2 anni. Le foto di loro cinque riuniti e sorridenti sembrano raccontare proprio questo. La famiglia felice, senza nessun problema di sorta. E invece no. Un grosso problema c'è dietro le immagini idilliache. Si tratta di qualcosa che circa un mese prima del Natale 2001 sfocia in un atto mostruoso. Il 19 novembre di quell'anno, infatti, il corpo del piccolo Zachary viene avvistato e ripescato dalle acque di un porticciolo turistico di Walport, in Oregon. La bassa marea lo ha fatto riaffiorare dalla fanghiglia che appare quando il mare si ritira. Il volto del piccolo è sfigurato e in quel momento nessuno ha idea di chi sia e di come sia arrivato lì. Si pensa a un incidente, anche se la mente degli investigatori è aperta alla possibilità che qualcuno possa averlo ucciso. Nella zona non risultano denunce di scomparsa che corrispondano all'età del bambino. Si teme che, non essendoci nessuno che lo cerca, l'intera famiglia possa essere stata massacrata. Si procede dunque a spedire i sommozzatori a perlustrare l'Alsi River, il fiume che deve aver trasportato il corpo di Zachary fino al porticciolo. 3 giorni dopo, il corpo di Sadie viene recuperato. Questa volta è chiaro che si tratta di un omicidio. Una federa piena di pietre le è stata legata a una gamba. Chi può aver fatto una cosa del genere a una bambina di 3 anni? Per non parlare di Zachary, anch'esso buttato in acqua come se niente fosse. Le ricerche da parte dei sommozzatori continuano, estendendosi in tutta la zona. Il Natale arriva e se ne va, mentre la notizia del ritrovamento dei due bambini appare su tutti i giornali. Si attendono gli sviluppi della vicenda che, secondo il pensiero comune, non potrà che concludersi in modo orribile. Il 27 dicembre, due valigie riemergono dalle acque di Yakina Bay, lungo la costa. Come si scoprirà in seguito, è la zona dove si trova la casa della famiglia Longo. Le valigie contengono i corpi di Mary Jane e Madison. In breve, si riesce a risalire all'identità di tutti e 4 i cadaveri. La casa dei Longo è vuota. L'unico a mancare all'appello, sia da morto che da vivo, è Christian. La conclusione è una sola: se non è morto, allora vuol dire che, in preda a una follia cieca, ha ucciso ogni membro della sua famiglia. Con questa certezza, la polizia inserisce Christian nella lista dell'FBI delle 10 persone più ricercate in quel momento. Christian è in fuga e non si sa dove sia andato. Ma un uomo capace di sterminare 4 persone in un colpo solo va catturato e in fretta. La crudeltà con cui ha gettato 2 figli nelle acque del fiume e forzato i corpi di moglie e figlia in 2 valigie racconta di un assassino a sangue freddo. Mentre le rispettive famiglie di Christian e Mary Jane cercano di venire a patti con la tragedia che li ha travolti, la polizia non perde tempo e indaga su questo snaturato padre di famiglia. Christian ha sempre voluto vivere al di sopra delle sue possibilità, questo è il succo. Dopo il matrimonio, che vede nascere un figlio dietro l'altro, cominciano fin da subito le difficoltà economiche. Lui ama spendere e non conosce la parola risparmio. Sembra non capire che dalle sue azioni dipende il benessere di 3 bambini. Tenta di avviare varie attività per conto proprio, ma falliscono una dietro l'altra. L'ultima di queste aziende finisce per diventare un vero e proprio disastro finanziario. Eppure Christian porta la famiglia in vacanza in posti lussuosi e si compra cose che non può permettersi. Come fa? È presto detto, falsifica assegni. Sono tutti convinti che sia un uomo d'affari in gamba, finché questa cosa non salta fuori e lui viene accusato di quel reato. Se la cava con la libertà vigilata e l'obbligo di restituire quanto sottratto illegalmente. Non stiamo parlando di cifrette,
Christian ha accumulato un debito di $100,000. Per Mary Jane è un duro colpo, ma non è finita. Scopre infatti, leggendo alcune email, che il marito la tradisce. È la fine dei suoi sogni di donna, moglie e madre. Ciò nonostante, resta accanto a Christian mentre la famiglia si sposta di casa in casa, fino ad arrivare in Oregon, dove succederà l'impensabile. Le rispettive famiglie dei coniugi Longo pensano che Christian sia pentito e che stia tentando di riparare gli errori commessi, perché in fondo è un bravo ragazzo. Nessuno può lontanamente immaginare quali idee stiano prendendo forma nella sua mente. Non si è mai dimostrato violento verso moglie e figli, non ha mai dato segni di squilibrio. Ecco perché precipitano tutti in un incubo senza fine quando i corpi di Mary Jane e dei piccoli vengono ripescati dalle acque del fiume e della baia. Ma dov'è finito l'omicida? Mentre i sommozzatori trovano le due valigie e il loro orrido contenuto, Christian è in volo verso Cancun, in Messico. Per comprare il biglietto si è spacciato per un ex giornalista del New York Times, Michael Finkel, per il quale nel tempo ha sviluppato una grande ammirazione. Christian non va lontano, comunque. Con l'FBI alle calcagna e il suo viso che compare nel famoso programma America's Most Wanted, ci vuole poco, meno di un mese, prima che un turista americano lo riconosca e chiami la polizia. Il criminale torna negli Stati Uniti con una storia tutta sua riguardo la morte di Mary Jane e dei bambini. Dice che tornando a casa ha trovato la moglie in stato confusionale, due dei figli già morti, uccisi da lei, e l'ultima, Madison, in fin di vita. Racconta di aver perso la testa e di aver ucciso la moglie, per poi strangolare la piccola Madison che, come dice lui, non ce l'avrebbe comunque fatta. Afferma che Mary Jane era disperata per i loro problemi finanziari e pensava che per i figli sarebbe stato meglio morire. Christian finisce col dire che ha gettato i corpi in acqua perché si vergognava. La polizia non si esprime in merito. Sarà un processo e una giuria a stabilire se le cose sono davvero andate così. Mentre Christian aspetta il processo, spunta fuori di nuovo il nome di Michael Finkel, il giornalista tanto ammirato da Christian. Michael in quel momento è alla disperata ricerca di qualcosa di importante di cui parlare per riabilitare il suo nome. È stato infatti accusato di aver inventato di sana pianta un intero reportage sulla schiavitù in Africa. Attratto dalla vicenda della famiglia Longo, scrive a Christian e in breve si ritrova ad intervistarlo in carcere. Da questa serie di interviste nascerà nel 2005 il libro True Story, Storia Vera, dal quale successivamente sarà tratto un film dal medesimo titolo, con protagonisti James Franco e Jonah Hill, nel 2015. Quello che ricorderà il giornalista sarà un uomo capace di confonderti le idee e di farti credere qualsiasi cosa. Un ottimo manipolatore, una persona di grande fascino, un narcisista, senza dubbio. Il processo comincia nel 2003 e ha inizio la battaglia tra accusa e difesa che presentano alla giuria due versioni diverse, entrambe che implicano comunque la colpevolezza di Christian. Da una parte si dice che l'uomo ha ucciso la moglie e i tre figli, dall'altra che è responsabile solo della morte della moglie e della figlia più piccola. Se la versione di Christian è quella vera, chi ha ucciso gli altri due bambini? Dall'autopsia si evince che Mary Jane e Madison sono state strangolate, ma per quanto riguarda Zachary e Sadie, il medico legale non riesce a stabilire la causa della morte. I primi due cadaveri sono stati in qualche modo preservati meglio perché chiusi nelle valigie. Christian confessa di aver ucciso solo due persone e non quattro. Pensa davvero che diminuire il numero di cadaveri possa farlo uscire dal tribunale come un uomo libero? Se invece la sua versione corrisponde a verità, allora si è punto e a capo, perché la presunta responsabile delle altre due morti, la madre, non è più tra i vivi e le domande che si vorrebbero farle cadono nel vuoto. L'impressione che Christian fa alla giuria è di un uomo freddo, che non mostra mai alcuna emozione, che di certo non sembra provare rimorso per ciò che ha fatto. A processo concluso, la giuria si ritira e in meno di 4 ore torna dal giudice con la sentenza. Colpevole di 4 omicidi, condannato a morte tramite iniezione letale.
Nel 2011, ben 10 anni dopo i fatti, Christian torna alla ribalta, confessando di aver ucciso l'intera famiglia. Il motivo di tale confessione resta nella sua mente. Attualmente si trova nel braccio della morte del penitenziario dell'Oregon. Ci troviamo di fronte a una vicenda che ricorda molto da vicino quella di Chris Watts. In entrambi i casi abbiamo due individui che non hanno esitato a sterminare l'intera famiglia. Narcisisti, sociopatici, abili imitatori di emozioni che non provano. Il loro disturbo di personalità li rende gusci tristemente vuoti, che sembrano invece piacevoli involucri pieni fino all'orlo di buone qualità. Ovviamente è bene chiarire che non tutti i narcisisti arrivano a tali estremi, ma date le giuste circostanze e un certo tipo di inclinazioni, si può assistere a risultati devastanti come questi. Come un camaleonte che cambia colore, Christian si era adattato alla propria vita, al ruolo di marito e padre, assumendo i giusti atteggiamenti per mimetizzarsi e passare inosservato. Il suo non è stato un raptus di follia, ma il riemergere del suo vero colore, mentre uccideva moglie e figli e creava una voragine incolmabile per parenti e amici delle vittime. E proprio come dice una frase di Alejandro Jodorowsky, il camaleonte si rese conto che per conoscere il suo vero colore doveva posarsi nel vuoto. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!